è un'esperienza importante, un'esperienza che consiglio di vivere, e faccio gli auguri a chi si appresterà a vivere questa esperienza, a tutti i candidati delle liste. Un forte augurio a tutti e un in bocca al lupo. Non tutti hanno il coraggio di fare quello che state facendo voi in questo momento particolare, che è difficile, difficilissimo, e quindi mi vanno anche i miei ringraziamenti, perché a quei cittadini che sono messi in discussione per le future amministrative vanno ringraziati. Penso che i cittadini debbano loro un ringraziamento, perché è un impegno non da poco rappresentare una comunità, ed è qualcosa di importante, poi, che gratifica, che lascia un segno come esperienza di vita, come esperienza personale. Mi hanno detto che è la prima volta che il sindaco a fine legislatura ringrazi, però era giusto che qualcuno iniziasse a fare, insomma. Spero che in futuro lo facciano anche gli altri. Io mi sono sentito in dovere di farlo, e sono qui stasera appunto per ringraziare chi mi ha eletto, principalmente i miei compagni di avventura di questi 5 anni, anche Vito che non c'è più, e soprattutto i cittadini che mi hanno sopportato in questi 5 anni da sindaco. Prima fra tutti è Davide, perché Davide, insomma, è cresciuto anche come, diciamo, intervistatore, e gli ho chiesto la cortesia di accompagnarmi in questa ultima serata pubblica, diciamo, dopo il Consiglio Comunale. Penso che questa sia la mia ultima apparizione, almeno in una veste, diciamo, di interlocuzione. Penso che l'ultima sarà il 9, se non sbaglio, saremo a Perugia a inaugurare una rotonda al figlio di Michele Fezzuolo. Ci è già arrivato proprio stamattina un invito alla comunità, che hanno chiesto la nostra presenza a Perugia, inaugureranno appunto questa rotonda al figlio di Michele. Non ti emozionare, forse, Michele, parliamo di tua figlia, sta calma, senza, non ti emozionare, facciamo le cose. Quindi questo sarà il 9 giugno, quindi poco prima delle elezioni. Ok, dai, io già ho parlato troppo per l'introduzione. Buonasera a tutti, benvenuti in questo luogo che è il tempio della democrazia di questo comune, che, come sapete, ci apprestiamo a rinnovare nelle cariche appunto amministrative, quindi politiche amministrative, il prossimo 11 giugno 2017. Ma naturalmente l'avete riconosciuto, il sindaco pro tempore, come si dice in latino, Michele Celentano, che accoglierei con un applauso ulteriore. Allora, intanto grazie sindaco per avermi dato l'opportunità di moderare, diciamo, questo tuo saluto alla comunità di Bella. Ma facciamo un passo un po' indietro rispetto a 5 anni fa, quindi era il 6-7 maggio, se non vado errato, del 2012, quando il sindaco Michele Celentano fu eletto con 1799 consensi. Vedo in sala anche persone del suo governo di questi 5 anni. E questa sera il sindaco Michele Celentano, che certamente sarà in carica fino all'atto della proclamazione del prossimo premier, come definiscono i miei articoli, come l'ho definito negli articoli simpaticamente sul Bellese. E quindi, sindaco, questa sera è una serata particolare per te, una serata forse anche un po', vuol dire, storica, perché credo che sia, sfogliando i libri di storia, credo che non sia un fatto comune che un sindaco dopo 5 anni non si ripresenti, però poi magari affronteremo. E quindi questa sera 5 anni di governo raccontati forse magari per la prima volta in maniera così solenne alla comunità, perché ce lo siamo, lo abbiamo visto, i consigli comunali in questi 5 anni non sono stati molto, molto seguiti. Io stesso da cronista ho in qualche modo diciamo, ripreso, raccontato, diciamo, un po' il deserto delle poltroncine rosse qui. Però la cosa importante questa sera, il sindaco, è effettivamente, perché molte persone magari non sanno veramente il lavoro che è stato svolto con impegno, con, diciamo,
tutta la tenacia, perché magari le persone sono prese ogni giorno da tante cose, quindi bisogna, come si dice, mettere in tavola la pagnotta, quindi poi magari della politica forse magari interessa poco. Ecco, per cominciare questa serata, diciamo, da cosa vorresti partire? Ecco, perché 5 anni sono lunghi, quindi ci sono stati momenti difficili, ma ti volevo chiedere in apertura, la sensazione che hai provato, per introdurre il discorso, la sensazione che hai provato nel diventare sindaco di Bella, per poi naturalmente, prego. Io innanzitutto la sensazione è stata pure incoscienza, nel senso che uno non si rende conto di cosa vuol dire se vuole fare il sindaco appena viene programmato, te ne rendi conto dopo col tempo e alla fine hai tutta la consapevolezza, oggi ho tutta la consapevolezza piena di che cosa significa fare l'amministratore di una comunità. 5 anni fa no, sicuramente non avevo questa consapevolezza. Io racconterò alcune cose, non tutte, non farò la storia dei 5 anni di amministrazione, sarebbe banale, stupido, poi dire, c'è una campagna elettorale in corso, lascerò a chi di dovere di fare tutte le cronache, la storia, tutto il lavoro svolto e via dicendo. Io racconterò quello che è lo scheletro, diciamo, dell'amministrazione, magari la struttura dell'amministrazione, i propositi che ci siamo dati, e dopodiché racconterò veramente l'ultimo pezzo di lavoro fatto rispetto a un lavoro però che viene molto lontano. Però ritengo che questo sia un lavoro fondamentale per il futuro e sia veramente una traccia importante sulla quale le future amministrazioni devono necessariamente lavorare. 5 anni fa, quello che posso dire è senz'altro questo, che 5 anni fa, noi rispetto a 5 anni fa abbiamo assunto un ruolo importante nell'area, un ruolo guida. Non è che Bella storicamente è sempre stato un comune importante, è sempre stato un comune dove anche politicamente è importante, dove il confronto politico è sempre stato un confronto molto vero, reale, importante, e ha sempre fatto storia, sia nell'area ma anche nella regione Basilicata, però non ha mai avuto un ruolo guida. Oggi senz'altro abbiamo un ruolo guida importante, che relativamente a quello della programmazione, e quindi la programmazione dell'area interna, specificatamente dell'area interna, con una disponibilità di 19 milioni di euro, quindi chi si troverà domani mattina a fare il sindaco di questa comunità avrà questa grande responsabilità, non solo nei confronti del comune di Bella, ma nei confronti di tutti i cittadini del Marmoprato. E non è una responsabilità da poco, è una responsabilità veramente importante. Questa, se paragonata a quello che è il quotidiano amministrare di un comune, che è diventato veramente, veramente difficile. La prima cosa che fai quando entri in comune e passi all'ufficio della ragioneria, ti trovi sicuramente nell'arco di una settimana 2 o 3 richieste di interessi, 2 o 3 richieste di mora, che poi ormai è diventata prassi, chi di 50.000 euro, chi di 30.000 euro, chi di 60, poi devi stare sempre attento a che non arrivi una sentenza. Questo è il quotidiano. Però non mi voglio tediare su questo, perché le difficoltà ci sono enormi, le richieste dei cittadini legittime ci sono e sono giuste e legittime, e un amministratore ha la responsabilità di dover rispondere a quelle che sono le richieste. Le difficoltà chiaramente sono enormi. Come uscirne? Lo racconterò, quello che secondo me è anche una strada da seguire, perché io non parlerò del passato, io cercherò di parlare, di proiettarmi in quello che sarà il futuro dell'area, e ritengo lasciare un'eredità rispetto a questo lavoro sbatto fatto dalla mia amministrazione, ma in particolarmente su alcuni indirizzi che io ho inteso intraprendere. Certo, l'abbiamo fatto tutti insieme come amministrazione, però loro sanno che alcune cose, diciamo, le ho portate avanti in maniera importante. E inizierei subito con... c'è mio cognato, mi ha fornito il telecomando, non avevamo mai avuto in comune il telecomando, lo ringrazio e mi ha fatto sta cosa. Preferisco andare avanti con le slide. L'organizzazione amministrativa, c'è il sindaco, c'è Leonardo, il vice sindaco, io ringrazio tutti, a partire da lui, con delega all'ambiente, al territorio, al patrimonio. Vito, assessore storico, con politiche sociali, cultura, personale e comunicazione. Ho ripreso queste cose perché mi sono reso conto di alcune cose. C'è Carmine, che è agricoltura e viabilità. C'è Peppino, politica comunitaria, attività produttive e lavori pubblici. Non c'è Vito perché non faceva parte dell'ultimo, diciamo,
questa chiusura amministrativa non ho ritenuto opportuno inserirlo. Perché molte volte noi quando si lavora tutti insieme, si è preso dal quotidiano, ci si dimentica anche delle nostre idee, ci si sovrappone, si lavora un po' cercando di risolvere il problema nell'immediato. E questa è la prima riflessione che mi è venuta quando ho iniziato questa proprio a scrivere chi siamo noi, come ci siamo organizzati per affrontare il quotidiano. E mi sono reso conto anche del metodo magari di lavoro che uno utilizza, no? Che di sostituire l'altro. Beh, forse era meglio se avessimo lavorato ciascuno per le proprie responsabilità e per le proprie deleghe. Non sempre l'abbiamo fatto. Il primo responsabile di tutto questo sono sicuramente io. È una critica che faccio a me stesso. Quali sono le opportunità che sono presentate davanti? Senz'altro è quella della programmazione 2014-2020. Abbiamo davanti delle sfide, perché questa ancora non è iniziata la programmazione, che sono i fondi FESR, che sono i fondi per lo sviluppo regionale, il Fondo Sociale Europeo, i FEASR, quelli per lo sviluppo agricolo, il Fondo di Coesione, che è la quota di compartecipazione che lo Stato mette a disposizione su questi fondi, e il Programma Nazionale delle Aree Interne, che è specificatamente di quest'area, specificatamente una responsabilità di programmazione che ha il Comune di Bella. Cioè abbiamo noi nei confronti di quali comuni? Nei comuni di Baraggiano, nei comuni di Valvano, Castelgrande, Pescopagano e Muro Lucano. Quali sono gli obiettivi amministrativi? Gli obiettivi amministrativi vengono definiti in un documento che si chiama Documento Unico di Programmazione, che è un documento praticamente che si fa tutti gli anni e si allega al bilancio, che non è un documento su cuore, cioè uno lo fa tanto per fare, no, lì c'è scritto tutto quello, se fatto secondo i criteri, non l'abbiamo fatto secondo criteri, c'è scritto tutto ciò che un'amministrazione vorrebbe fare e che cosa ha a disposizione, quali sono la dotazione finanziaria per poter fare quello che si propone di fare. Questo per dire che non si lavora alla rinfusa, ma noi siamo obbligati a lavorare secondo programmazione, cioè ci si obbliga, dice voi dovete fare un programma e dovete scrivere che cosa dovete fare. Guarda un po' lo Stato, no? Cioè, è presente e ci obbliga a fare questo. Sul documento unico di programmazione che io ho là, è questo, lo faccio vedere, se no qualcuno dice no, non l'abbiamo, questo qua di poche pagine. Che cosa è scritto? Quali sono le precondizioni allo sviluppo, cioè all'utilizzo di quei fondi di prima? Perché il primo problema, quando vai dalla signora Maria, che è praticamente il simbolo della nostra attività politica, la signora Maria, e ci dice, via, la cosa che ho la buca, mio figlio non lavora, cioè ci propone, ha detto che propone a voi, che andate a chiedere il voto, tutte quelle sono le difficoltà del quotidiano che praticamente ci si incontra. E rispetto a questo ci sono alcune cose che secondo noi andavano affrontate. Quali sono? La mobilità, la cui competenza è legata alla viabilità, sia la mobilità, quindi il trasporto pubblico locale e la viabilità, è legata a che cosa? A delle politiche che non sono propriamente del comune, ma che sono legate a quelle che sono la politica della provincia, della regione e dell'ASL. Non sono cose nostre, no, la fanno gli altri, però interessano noi, interessano quella che è il nostro quotidiano come comunità. E poi c'è l'approvvigionamento e la distribuzione della risorsa idrica sul territorio, che neanche è cosa nostra, ma che viene gestita da Acquedotto Lucano di concerto con la regione. Però la responsabilità, stamattina è arrivata una signora con una bottiglia d'acqua sporca. Signora, avete telefonato Acquedotto Lucano? No. E quella è venuta sul comune e ha detto l'acqua sporca. E nel senso che noi siamo i referenti di cose per le quali non possiamo rispondere. Ma è davvero così? Cioè, ora, come la domanda che uno si pone è questa. Come incidere su processi decisionali che non competono con il comune? Cioè, questa è la prima domanda che uno si pone. Sembra stupido, ma è così. Come lo faccio a risolvere? Con un'organizzazione politica capillare. Cioè, la prima cosa che un buon politico dovrebbe fare, una buona amministrazione dovrebbe fare, è quella di organizzarsi in maniera, vedete mai sentito parlare di cosiddette filiere politiche? Bisogna organizzarsi su quelle, perché le cose le devi sapere prima degli altri, e poter fare, devi avere contezza, devono arrivare da tutte le parti, diciamo, dell'arcobaleno politico. E questo non è un interesse personale, l'ho scritto là, è l'interesse della comunità,
Questo noi credo che l'abbiamo fatto in questi 5 anni. Ma per perseguire quali obiettivi? O meglio, per perseguire questi obiettivi che ho detto poc'anzi, è stato fatto un lavoro che è extra ordem rispetto a quello che è un lavoro amministrativo comune all'interno, che dice fai il sindaco, accogli le persone, insieme fai la delibera, cerchi di risolvere il problema. Così il problema dell'acqua, il problema della viabilità, il problema della mobilità non l'avremmo mai affrontato e mai risolto trovate in indirizzo. Ma si cerca di partecipare, così come il turismo, si cerca di partecipare a tavoli che sono un po' più larghi. Nella premessa ho detto che è bella, è sempre stato un comune che è politicamente riconosciuto all'esterno, cioè politicamente valido, che ha dato sempre, diciamo, posso dire, linee di indirizzo. Ma questo non da 5 anni a questa parte, è da 30 anni a questa parte, da quando proprio noi siamo riconosciuti per questo. Allora va da sé che il sindaco, la prima cosa che si preoccupa è quella di partecipare come delegato ANCI regionale, cioè si fa, diciamo, usa la sua influenza politica per farsi delegare all'interno dell'ANCI. Quindi io sono stato delegato come rappresentante regionale sull'ANCI. Ma per seguire quali tavoli? Cioè qual era l'interesse del comune, diciamo, a seguire quali tavoli? Il tavolo regionale sulla mobilità, abbiamo parlato prima, abbiamo il problema della viabilità e il problema della mobilità, quindi per 4 anni sono stato delegato a seguire il tavolo della mobilità. Giusto per fare un esempio, il tavolo della mobilità regionale, dove partecipano tutti i datori le parti datoriali, quindi i sindacati, le aziende di trasporti, la regione, eccetera, e quindi anche il rappresentante dell'ANCE, è un tavolo dove di solito siete il comune di Potenza, siete l'assessore alla mobilità del comune di Potenza. Noi, diciamo, siamo riusciti a far sedere a quel tavolo il sindaco del comune di Bella. Altro addirittura abbiamo parlato di turismo, quindi siamo stati anche sul tavolo regionale dell'industria dello spettacolo. Ho subdelegato Vito a questo tavolo, chiaramente, anche perché lui aveva delle competenze maggiori delle mie, e quindi è andato lui al posto mio in rappresentanza dell'ANCI. Il tavolo dell'immigrazione e dell'integrazione, il responsabile regionale sul tavolo dell'immigrazione è il sottoscritto, cioè io per le politiche regionali sono il referente, sono quello che va in prefettura quando c'è da parlare di immigrazione e quando c'è da parlare di integrazione. Cosa non da poco, perché rispetto a queste politiche abbiamo fatto una battaglia importante e abbiamo raggiunto dei risultati importanti. Servirebbero molte slide per spiegare questo. Siamo comune capofila delle aree interne. Siamo stati, gli altri comuni hanno deciso che Bella aveva le caratteristiche per poter guidare il processo di sviluppo delle aree interne. Quindi il processo di sviluppo, che poi spiegherò più nel dettaglio, e che inciderà profondamente in quello che è la nuova idea di comunità. Perché è chiaro che se mancano le risorse a livello nazionale, è altrettanto chiaro che la strada che dobbiamo seguire è quella dell'unione dei comuni, dell'associazione dei servizi, e di cercare di pensare non più nel campanile, ma cercare di pensare in un sistema di comuni, di integrazione, di servizi, anche di razionalizzazione, quindi di meno costi, che è intercomunale. Detto in due parole, è una cosa semplice, da fare è una cosa difficilissima, perché ciascuno di noi pensa al proprio campanile, lo abbiamo proprio come egoismo nostro, pensiamo prima al portone di casa nostra e poi a cercare di fare le cose. È una cosa che tra il dire e il fare c'è veramente di mezzo il mare. Ma se siamo stati ritenuti noi come comunità capace di perseguire, di seguire questo obiettivo, vuol dire che già avevamo dato in passato delle indicazioni importanti, perché dei processi di tipo associativo rispetto a quelle che sono le politiche sociali già ce l'abbiamo. Noi abbiamo insieme a Pescopagano e Castelgrande l'associazione dei servizi sociali, abbiamo creato la centrale di committenza che associa più comuni dell'area per poter fare le gare d'appalto, diciamo, a livello comprensoriale, è delegata al comune di Bella, quindi questo ruolo ci viene riconosciuto. È quasi naturale che poi ci sia stato riconosciuto il ruolo di capofila delle aree interne. E la cosa importante è la rappresentanza in consiglio provinciale, era un obiettivo dell'amministrazione e Leonardo è riuscito a raggiungerlo. Poi spiegherò perché
è importante la rappresentanza in consiglio provinciale. Quali sono gli obiettivi che abbiamo raggiunto sul tavolo regionale della mobilità? Una delle prime riunioni che feci da sindaco era quella di l'idea, diciamo, che già era nell'area da un sacco di tempo, era quella di creare questa benedetta metropolitana leggera da nostra area, quindi Bellamuro, Via di Romagnano, verso Potenza. Numerose sono state anche le battaglie a difesa della stazione, no? Nel corso degli anni. Quindi nel tavolo regionale della mobilità, attraverso il ruolo acquisito in ANCI, si è portata la scelta di voler inserire sul nuovo piano regionale dei trasporti il tema della metropolitana leggera. Questo in coincidenza con che cosa? In coincidenza con la presenza di risorse comunitarie utili a poter istituire questo tipo di servizio. Vi spiego meglio. Fatto 5 anni fa, questa cosa sarebbe stata una pazzia proporla, perché la prima cosa che avrebbero detto: poi mancano le risorse, che ci viene a raccontare? La favola di Cappuccetto Rosso? Oggi questa cosa è stata possibile farla e l'abbiamo proposta, perché il momento, questo qua che stiamo vivendo, è un momento molto delicato perché è di crisi, ma è anche un momento di grandi opportunità, e dove i passi vanno ponderati e fatti. Ci saranno cose da fare molto concrete che incideranno molto sul futuro non solo della nostra comunità, ma sul futuro dell'intera area. L'altro obiettivo era la salvaguardia dei livelli occupazionali, perché noi abbiamo, specificatamente rispetto alla Trasporti 2000, parecchie persone che fanno il servizio, che sono impiegate, fanno nella lista dei pullman, attraverso il trasporto pubblico locale. La prossima gara d'appalto sul trasporto pubblico locale non sarà la gara d'appalto del comune di Bella, ma sarà la gara d'appalto del comune di Baragiano, Bella, Ruoti, Castelgrande, Pescopagano, Murolugano e Balvano. Cioè sarà un'unica gara, e le difficoltà anche di pianificazione rispetto a questo saranno enormi. È una sfida veramente importante, però ci sono anche le risorse per poter ottemperare, e poi ci arrivo. Però la cosa principale da fare era fare in modo che nella nuova gara, che gli organi regionali e provinciali, perché ancora non si è deciso che deve fare questa gara, abbiano la causa della salvaguardia, in modo tale che tutte le persone di Bella che lavorano all'interno della Trasporti 2000, rispetto alla futura gara, siano garantite. Hanno famiglie, hanno figli, e quindi era una preoccupazione questa. E questa è l'indicazione, sia i sindacati e la regione nel tavolo regionale sulla mobilità l'hanno recepita. Quindi questa clausola di salvaguardia ci sarà all'interno della nuova gara di appalto. Questo è molto importante. Burr 16 gennaio 2017. Quel burr del 16 gennaio 2017 è questo. Praticamente è il burr dove viene pubblicato il nuovo piano regionale dei trasporti. Che cosa dice il nuovo piano regionale dei trasporti? Definisce che a Bellamuro ci sarà il punto di interscambio gomma-ferro, cioè i pullman per Potenza non ci saranno più, e ci saranno dei pullman che da San Fede, per intenderci, passano a Bella, arrivano a Bellamuro, lì ci sarà gli utenti scenderanno dal pullman, prenderanno il treno su metropolitana leggera e andranno a Potenza. La stessa cosa vale per Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, quindi Bellamuro, dove gli utenti scenderanno e prenderanno la metropolitana leggera per andare a Potenza. Sant'Antonio, chiaramente sul Baragiano, e questo è la stessa cosa, spero che avvenga su Tito. Perché spero che avvenga su Tito questo tipo di ragionamento per Satriano e per le zone del Mitrofo? Perché rafforzare il tratto di ferro che va dalla nostra area fino su Potenza è importante, perché il trasporto su ferro costa 16 euro al chilometro, il trasporto su gomma costa 3,50 euro a chilometro, quindi i costi sono notevolmente maggiori. Però far funzionare le stazioni significa che tu passi
da area interna a periferia urbana. E il concetto cambia, perché noi vorremmo essere periferia, non vorremmo essere area interna. Significa che per andare a Potenza non necessariamente bisogna prendere la macchina se si ha fuori orari di pullman, no, si ha la possibilità di scendere o attraverso autobus su queste direttrici che ho detto, quindi San Fede e Bellamuro per la parte che interessa Bella, Sant'Antonio e Paragiano per la parte che interessa la parte più rurale, e quindi andare a Bellamuro e prendere la metropolitana per essere condotti a Potenza, ma anche per essere condotti all'ospedale di Pescopagano, perché se lì arriva il pullman e la Pescopagano scende a Bellamuro, va da sé che scendi, prendi il pullman e vai a fare la visita all'ospedale di Pescopagano, così come puoi andare a Muro, così come puoi andare a Castelgrande. Diventerà un sistema integrato, appunto, che interessa quali comuni? Abbiamo detto prima Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Bella, San Fele e Barraggiano per l'interscambio su Sant'Antonio. Qual è, che come si pone? Io ho parlato il concetto che andiamo da area interna a periferia urbana. Che cosa vuol dire? Che oltre a quei finanziamenti che ho detto poc'anzi, avremo la possibilità di accedere ad altri finanziamenti. Rispetto a che cosa? Rispetto ai finanziamenti PON, cioè i finanziamenti praticamente che vengono attestati sulle città metropolitane. E questa è una cosa già concordata col sindaco di Potenza, cioè il sindaco di Bello, il sindaco di Barraggiano hanno già dialogato col sindaco, con l'attuale sindaco di Potenza, e hanno già chiesto, c'è questa disponibilità da parte di Potenza di poter far rientrare sia Bellamuro che Barraggiano all'interno del sistema di finanziamenti PON sulle città metropolitane. C'è stata un'apertura totale rispetto a questo. Questo significa avere altri finanziamenti. Chiaramente, anche per stemperare, perché poi è come la sindaco, ma la stazione arriviamo a piedi, le strade sono piene di buchi, come facciamo ad arrivare? C'è il problema della viabilità. Noi sindaci abbiamo discusso, o meglio l'amministrazione abbiamo discusso di questo, e che cosa abbiamo deciso? Sull'area interna era prevista una quota che era all'inizio di 10 milioni di euro, poi in seguito a una deliberazione di giunta è stata portata a 7 milioni e 300 mila euro di investimenti da fare sulla viabilità. Noi abbiamo deciso con le amministrazioni di far coincidere gli investimenti della viabilità lì dove c'era mobilità. Il concetto è che dove passa l'autobus la strada deve essere più sicura e veloce. Questo vale anche per i dipendenti Fiat, tanto per intenderci, perché il pullman che vorremmo mettere per la Fiat è Bellamuro Sala, corsa veloce. La cifra messa a disposizione dalla regione, questa è l'ultima conferenza dei sindaci fatta la settimana scorsa, non è 7,3 ma è 8 milioni e 700 mila euro. Qual è la bozza? C'è da dire che questa bozza che presenterò insieme agli altri sindaci l'abbiamo discussa e realizzata in un quarto d'ora. Cioè dove decidere, dove allocare gli investimenti sulla viabilità sono stati decisi dai sindaci in un quarto d'ora, perché a monte c'era un ragionamento sulla mobilità di area. Vi assicuro che le altre tre aree interne stanno ancora discutendo dove attestare i finanziamenti. Questa è un po' la cartina, qua mi devo fermare un attimo. Qual è il discorso? Si vede. Abbiamo detto che qui è Castelgrande, ci vedete là? Sì. Qui è Castelgrande Pescopagano, questa è l'Anerico Muro Lucano, no? L'Anerico Barraggiano. L'Anerico Bellamuro, se vogliamo essere precisi. E questo è, diciamo, un corridoio, così si chiama, no? Un corridoio viario importante verso questo centro abitale che è Bellamuro. L'altro è da Bellamuro verso San Fele, verso Sata, altro centro. Le altre vie sicuramente sono queste per la Salerno-Reggio Calabria, questo verso Potenza. L'altro corridoio è questo qui, Sant'Ilario, San Cataldo, Ruoti, Potenza, e chiaramente poi gli altri corridoi sono Sant'Antonio, Barraggiano, dopo questa è stata fatta male, e l'SP92, quello che taglia dal Bivio fino a San Cataldo.
qui transiteranno i pullman, cioè i pullman transiteranno esattamente su queste strisce gialle che noi abbiamo posizionato. Ringrazio Matteo per aver fatto la cartina in maniera veloce oggi.